Per cui queste leggi garantiscono ai proprietari la possibilità di perdere il bene nel caso vendita o lombardo a fronte di una compensazione volumetrica. Per cui il primo problema è sicuramente il dimensionamento di questi diritti o crediti o premi volumetrici. Il secondo problema è di capire come questi diritti possono volare. Per cui all'interno del ciclo di vita di un diritto edificatorio io genero un diritto e garantisco anche l'estinzione, dove arriva, ma devo anche garantire il cosiddetto bono. All'interno del contributo provate a ipotizzare quattro differenti scenari. Nel primo parliamo di un pulviscolo di situazioni, per cui la generazione avviene fuori dalla città, situazioni molto diverse tra di loro. Si potrebbe ipotizzare di identificare un unico ambito, un grande progetto urbano nel quale far atterrare tutti questi diritti. Ovviamente questo rappresenta un grande problema, perché pensare che oggi tutti i proprietari siano pronti a trasferire tutti questi diritti rappresenta un'anomalia. Potrebbe ipotizzare ad esempio attuazioni per fasi. Secondo scenario, quello invece di collegare questo pulviscolo a pochi ambiti di progetto e quindi trasferire questo pulviscolo all'interno di situazioni molto diverse. L'altra ipotesi invece è quella di provare a densificare, sacrificare un recinto diventerebbe come una densità di questi diritti, e l'altra ipotesi invece, come alcune esperienze hanno fatto, è quella di identificare non degli ambiti ma delle zone molto più ampie in cui legare piccoli interventi edilizi a questo pulviscolo. Per cui parliamo di un pulviscolo che andrebbe poi a ricadere in un altro pulviscolo. Ora vado verso la conclusione, visto che ho bruciato il tempo. All'interno dei contributi io segnalo alcune esperienze, ad esempio il regolamento urbanistico edilizio di Siena, ma soprattutto il recente piano urbanistico, lombardistico UGD, che il Comune di Nisi ha approvato recentemente. All'interno di questo piano urbanistico, che nasce con l'idea anche di ripartire dopo la grande crescita che è venuta in questo comune, si prova a fare che cosa? Si identificano delle zone agricole, sono queste zone sono quelle in cui esiste questo pulviscolo, delle zone nelle quali i proprietari possono volontariamente trasferire i loro volumi. Questi volumi dove vanno a ricadere? Quindi in questo caso lo scopo è quello di ripristinare la naturalità di questo spazio. Possono ricadere in due fattispecie di aree. O all'interno di grandi ambiti di progetto, quindi grandi trasformazioni in cui il proprietario di questi ambiti è obbligato a recepire, per cui riconosco un diritto edificatore naturale ai proprietari di queste aree che stanno dentro la città. Per poter attivare questi processi io devo obbligatoriamente recepire una parte di questi recinti. Per cui si legherebbe la sottrazione fuori dalla città alla densificazione dentro la città, per cui dentro la città io sono obbligato a recepire questi volumi. E l'altra fattispecie invece è quella legata ad ambienti edilizi molto estesi, per cui se io intervento su un singolo manufatto attraverso la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione, devo recepire una piccola quota da questi recinti. In questo modo, presumo, sì, è possibile attivare questa politica. E ora vado veramente, diciamo qua, sono alcuni schemi che ho fatto, in cui si racconta questo processo. Ovviamente per poter garantire questo processo io devo incentivare il proprietario dei recinti. Il piano lo fa in due maniere. Se io ad esempio sono proprietario di un recinto ad uso residenziale, la mia volumetria, misurata in estinti, può essere raddoppiata, per cui incentivo il proprietario incrementando questa volumetria. Se invece sono proprietario di un suolo ad uso produttivo, l'aumento sarà più contenuto, perché ovviamente c'è un problema anche di contenimento anche del valore economico di un'area. Per cui la generazione viene tenendo conto della differenza funzionale di questi luoghi. E l'atterraggio viene, come dicevo prima, in due differenti fattispecie. E qua concludo con due slide. Nella prima in cui sollevo tre questioni fondamentali. La prima, all'interno di queste esperienze manca una vera riflessione sui meccanismi incentivanti. Come posso incentivare i proprietari di queste aree a perdere il proprio bene? L'altro problema è legato invece alla gestione di questo processo. Comuni medio-piccoli, non parliamo di grandi aree, perché i meccanismi borsistici nati in quelle grandi realtà non funzionano in piccoli comuni. Forse varrebbe la pena identificare alcuni soggetti che tutti questi comuni possano sostenere le aree del collo e le aree di atterraggio. E poi c'è un terzo aspetto che invece io segnalo come raccomandazione. Forse in situazioni di questo tipo in cui l'urbanizzazione è avvenuta in maniera reticolare coinvolgendo differenti comuni, varrebbe la pena provare a ripensare questi trasferimenti non dentro il comune ma a livello intercomunale. E chiudo con questa slide la recente legge urbanistica sul consumo di suolo che già non l'abbia approvato nel novembre 2014, la controversa sul consumo di suolo, all'interno un comma che di fatto parla di questi aspetti. All'interno di questo comma si dice che i piani di governo del territorio invece possono identificare quelle zone nelle quali è possibile trasferire l'opera in comune.
questi volumi poi dovevano ricadere dentro la città consolidata, per cui si legherebbe lo sfruttamento dello spazio periurbano con i processi di trasformazione di uso della città costruita. Ovviamente in questo caso poi il tema del progetto di questi spazi diventa poi quell'aspetto che i piani vanno a considerare. E qua ho concluso. Grazie. Grazie per quest'ultimo intervento che va a toccare diciamo centrale proprio nel modo anche di vedere la pianificazione e il meccanismo della qualità. Ci vediamo per iniziare la sessione del pomeriggio tra 10 minuti e mezzo. Vi ricordo che alle 4:30 c'è una sintesi di tutte le sessioni di oggi fatta dai 4 scassan delle diverse sessioni e a seguire la tavola rotonda per la conclusione della giornata. Grazie, buona vita.